Bentrovati ai telespettatori di Telenostra, ben ritrovati in questo spazio d'approfondimento politico. La direzione nazionale del PD, le ripercussioni in provincia di Avellino, il tesseramento, il congresso, la scissione, punti interrogativi che animano il dibattito politico in queste ore all'interno del Partito Democratico. Abbiamo scelto di fare un viaggio, un percorso all'interno del PD avellinese per tentare di capire e la fase nazionale e la fase provinciale che vede in questo momento il tesseramento aperto in vista di un congresso straordinario che potrebbe anche diventare ordinario, ma che cosa attende il PD nelle prossime settimane a Roma e non solo. Le elezioni politiche sembrano allontanarsi, il congresso subito è la mediazione con cui Renzi cerca di tenere aperto il dialogo, ma è in realtà una resa dei conti. Quando si farà questo congresso? A maggio. E le tappe portano poi alle ipotesi di voto a settembre, quando voterà anche la Germania, o a fine naturale del mandato di questa legislatura governativa. Ma di questo ed altro parleremo oggi con un ospite in studio che passo a salutare e a ringraziare. Ben trovato Salvatore Antonacci, già segretario organizzativo del Partito Democratico, uomo di partito, schivo alle telecamere e alle interviste, ma quando c'è bisogno di una riflessione sui temi, lui c'è, ben trovato. Ringrazio. E tra l'altro le competenze anche acquisite e maturate sul campo in tanti anni di militanza ci aiuteranno ad entrare nei meccanismi su cui in queste ore si dibatte. Io naturalmente ringrazio per avermi invitato e sicuramente siamo arrivati, diciamo, ad un punto di grande riflessione. La direzione nazionale di ieri del Partito Democratico in qualche modo apre una stagione nuova e dettando, diciamo, anche un po' il calendario di quello che sarà la roadmap del Partito Democratico. Ecco, gli addetti ai lavori e sicuramente all'interno del Partito Democratico, ma anche negli altri schieramenti, in queste ore si affrettano a tentare di capire che cosa succederà, che cosa succederà. In Irpinia il tesseramento è già stato avviato all'interno dei circoli per celebrare quello che sarà un congresso straordinario. Salvatore, abbiamo la necessità di avere anche diversi punti di vista, insomma, di capire cosa ne pensano le varie anime del Partito Democratico e intanto io vorrei dare priorità a questo collegamento con Tony Ricciardi che dovrebbe essere collegato da Ginevra dove svolge il ruolo di docente. Bentrovato Ricciardi, allora una battuta al volo, che cosa le sembra di questa direzione nazionale del PD e quali se ripercussioni ce ne saranno in Irpinia? Buongiorno a voi. Buongiorno. Ma sicuramente il dato chiaro è che, come avevo detto, il voto del referendum avrebbe in un modo o nell'altro creato una composizione del quadro politico, in qualsiasi fosse stato il suo risultato. Quello che emerge da ieri è chiaramente il fatto che anche in Irpinia bisognerà andare, viva Dio, sulla scia del congresso nazionale. Quindi io credo che ormai, se l'assemblea si terrà sabato o domenica, seguiremo le tesi nazionali, che credo che questa soluzione possa essere la soluzione che ridà centralità alla politica anche in Irpinia. Non più dunque un congresso straordinario, ma ordinario, mi sembra di cogliere dalle sue parole. Ma guardi, mi sembra lapalissiano e paradossale insistere sulla straordinarietà di un congresso nel momento in cui si lancia il congresso nazionale. Noi, nonostante, come dire, affogati in pochissime settimane, ma comunque rispettiamo lo stesso segretario nazionale, ieri ha detto che il tesseramento si chiude il 28. Quindi non vedo le ragioni per anticipare il congresso di qualche settimana in provincia di Avellino per quale ragione. Credo che sia utile anche per entusiasmare, cercare di riavvicinare popolo al partito, seguire la linea del congresso nazionale direttamente, che mi sembra la scelta più ovvia e logica, e soprattutto questa scelta potrà ridare un minimo di chiarezza anche nell'ambito del partito provinciale.
Chiara la posizione. Ricciardi, le chiedo ancora, quando il riferimento, in questo caso il consigliere Iannacio, diventerà un iscritto del PD a tutti gli effetti? Ma Iannacio è iscritto dal PD già da 3 anni. Lo era prima a Benevento e poi ha legittimamente avanzato la richiesta ad Avellino. Io chiedo al direttore, a Tramontano, a tutti i dirigenti di rileggersi statuto, codice etico, dove è molto chiaro, è la commissione di garanzia provinciale. Si vuole ritenere che la commissione di garanzia provinciale non sia valida? Benissimo, allora lo faccia il direttorio. La fattispecie di Annace non è prevista, cioè, insomma, non stiamo parlando di null'altro. Dopodiché credo che serva anche l'assunzione di responsabilità e di dignità personale, perché non è che si può chiamare e sollecitare Iannacio ogni 2 o 3 quando serve il contributo anche dal punto di vista elettorale, di partecipazione popolare, e poi far finta di niente e nascondersi dietro un dito e dire che poi la decisione la debba prendere non so chi. È chiaro, ci sarà bisogno di tutti anche in un congresso ordinario, ancora di più, mi sembra questo il messaggio chiaro e la valutazione. Ricciardi, grazie e naturalmente ci risentiamo per gli altri temi di cui si occupa quotidianamente. Qui la desertificazione avanza, purtroppo. Purtroppo sì, grazie a voi, saluti ad Antonacci. Ciao, Roberto. Che ricambia i saluti. Allora, entriamo intanto nel vivo, qui iniziamo a mettere carne sul fuoco. Congresso ordinario, non più straordinario. Io questo sinceramente non so ancora se i meccanismi che hanno generato la direzione di ieri, che porteranno all'assemblea di venerdì e di sabato, in qualche modo ci mettano in una condizione di ordinarietà. È evidente, così come diceva l'amico Toni, che anzi la Valissiano, che nel momento in cui tu innesti un meccanismo di ordinarietà, dunque di serenità anche nell'approccio alla questione congressuale, la condizione di straordinarietà potenzialmente dovrebbe decadere. Dovrebbe decadere Qual perché è la differenza tra un congresso ordinario e straordinario? Ecco, entriamo anche la nelle condizione competenze. semplice, allora, la condizione semplice è che quello ordinario va a naturale scadenza. Tutti sappiamo che l'elezione di Matteo Renzi avvenuta nel 2013, la naturale scadenza è a giugno 2017, per cui la naturale scadenza vuol dire che tu approcci alla fase congressuale mettendo in campo tutte quelle che sono i regolamenti, le regole che ti portano, diciamo, a definire in maniera stabile tutta quella che è la struttura partitica, che va dai congressi di circolo territoriali, attraverso i congressi provinciali, regionali e nazionali, secondo le modalità che stabilirà l'Assemblea nazionale, che è l'unica deputata a poter tirar fuori un regolamento che vada bene, diciamo, da Vipiteno Quindi fino alla Sicilia. l'attesa in questo momento dovrebbe essere per il regolamento dell'Assemblea nazionale. Mentre quello straordinario, diciamo, ricade, il congresso straordinario ricade in un contesto di straordinarietà. Lei ricorderà che di congresso straordinario si ragionò anche l'anno scorso, perché anche l'anno scorso l'ottimo dottor Tramontano, all'epoca insieme al dottor Riserbato, due funzionari del Partito Democratico Nazionale, si occuparono anche loro del tesseramento dell'anno scorso. Ed era, diciamo, previsto un congresso straordinario da celebrarsi, diciamo, nel mese di maggio-giugno dell'anno scorso. Poi le condizioni successive che si sono generate, non ultimo anche la vicenda del referendum, perché noi abbiamo votato sì il 4 di dicembre, ma qualcuno ricorderà che all'inizio si ragionava del mese di settembre del congresso, del referendum per il no e per il sì, per cui il partito, diciamo, a livello nazionale ha preferito, diciamo, allungare un po' i termini, in termini gestionali, per arrivare comunque ad una condizione di straordinarietà. Adesso si pone, a mio Ecco, avviso, una questione. dal punto di vista, ecco, del chi comanda, la domanda banale. In un congresso straordinario abbiamo in questo momento in Irpinia la figura del garante, che ha Certo. pieni poteri, trattandosi proprio di un congresso straordinario, e che in qualche modo esautora il direttorio. In un congresso ordinario,
In un congresso ordinario. Sono le linee guida dell'Assemblea. Sì, l'Assemblea in questo caso è quella che rimane in vita, paradossalmente, è solo la commissione di garanzia del partito che deve comunque diciamo, verificare una serie di condizioni fino all'Assemblea anche provinciale, che di fatto nomina una commissione provinciale per il congresso, che in qualche modo ricalca quella nazionale, che ha il compito di organizzare i lavori provinciali così come a livello regionale. Da questo punto di vista c'è un problema del partito a tutti i livelli, a mio avviso, perché non è solo un problema della provincia di Avellino, lo leggiamo costantemente purtroppo ai noi anche a livello regionale, e mi sembra che anche a livello nazionale il partito non goda di un'ottima salute in termini di organizzazione. C'è un vero problema che riguarda proprio l'organizzazione del partito. Le chiederò tra poco di entrare nel merito, perché ieri Renzi è stato chiaro, il congresso si celebra come nel 2013. Che certo. Cosa significa questo? E prima di spostarci a Roma, però, con questa riflessione, restiamo in Irpinia e andiamo a collegarci telefonicamente con Carmine De Blasio, già segretario provinciale del PD. Ben trovato, De Blasio. Salve, buongiorno a tutti. Ci ascolta, e allora le chiedo subito, congresso ordinario o straordinario alla luce di quanto avvenuto ieri in direzione nazionale? E soprattutto, gli organismi che devono decidere, quali sono? Ma intanto ieri alla direzione nazionale abbiamo registrato, come dire, un'accelerazione rispetto al percorso congressuale. Ci sarà poi l'Assemblea nazionale nel fine settimana a stabilire tempi, modalità per la celebrazione del congresso nazionale. È evidente che siamo in una situazione dal punto di vista politico di particolare delicatezza per il Partito Democratico. Ascoltavo giusto qualche battuta conclusiva dell'intervento di Salvatore Antonacci, che saluto e che è lì in studio con voi, e effettivamente la condizione del partito è difficile un po' ovunque su tutto il territorio. Più si scende, più si entra nei territori e più diventa complicato. Avellino è un'eccezione in questa difficoltà, nel senso non che la difficoltà non esista, ma che è una difficoltà ancora più eccezionale. Una difficoltà nella difficoltà dovuta alla mancata legittimazione degli organismi, mi consenta, De Blasio? Ma guardi, noi in provincia di Avellino poco più di un anno fa, quando non c'erano più le condizioni di proseguire, con la segreteria, quella che io molto modestamente dirigevo, assieme tra l'altro anche a validi collaboratori e colleghi, tra cui c'era lo stesso Salvatore, che è lì da voi, che era venuta fuori da un passaggio democratico, un congresso provinciale, quello del 2013, e non c'erano più le condizioni a gennaio scorso, dopo infiniti tentativi di mandare a casa il segretario. Noi raggiungemmo un accordo, diciamo un'intesa a Roma con il livello nazionale e regionale, ed era quello di favorire una rapida ricambio a livello provinciale, che doveva passare attraverso un congresso straordinario da celebrarsi nella primavera dello scorso anno. Per questa finalità fu inventato il direttorio, che aveva una funzione transitoria di portare appunto il partito, alla luce delle dimissioni del segretario, alla celebrazione del congresso nel giro di pochi mesi. Fu fatto un tesseramento di 20 giorni, se ne impiegarono il doppio per certificare col tesseramento, e tuttavia la storia ci consegna il fatto che quel congresso straordinario non fu più celebrato nella primavera scorsa. Per un anno gli organismi non sono stati convocati e lo stesso direttorio non ha avuto una legittimazione politica da parte degli organismi. Cioè, in provincia di Avellino noi assistiamo a un'anomalia che non è giustificabile, che non è spiegabile né dal punto di vista delle norme, dello statuto, né dal punto di vista della comprensione politica. Cioè, noi non siamo commissariati perché l'Assemblea non è stata sciolta, perché la direzione non è stata sciolta, ma siamo trattati come un partito commissariato. Questa è una grande responsabilità. Mi sembra una, come dire, una lettura politica forte, mettiamola così. No, mi scusi, non è una lettura.
È oggettiva. Cioè non è una mia opinione. Sta di fatto che oggi noi abbiamo gli organismi che non sono stati sciolti, ma nemmeno sono stati convocati. C'è una soluzione, quella del direttorio, che non ha mai avuto nessuna legittimazione politica e che comunque ha assunto decisioni e scelte per conto del Partito Democratico. Senta, ma a questo punto come se ne esce? Con il congresso ordinario? Guardi, noi piano piano ci arriviamo al congresso ordinario con questo passo, diciamo, in provincia di Avellino, perché la scadenza ordinaria del congresso sarebbe stata nell'autunno del 2017, appunto. È ovvio che la scelta dell'accelerazione romana cambia i piani e anche un po' i disegni che si sono fatti sui territori. Come se ne esce lo stiamo ripetendo fino alla noia, devo dire però anche nel silenzio dei più, nella connivenza dei più rispetto a questa anomalia provinciale. Se ne esce restituendo il partito a chi ha diritto di decidere, a chi ha diritto di dire, a chi ha diritto di confrontarsi, e sono gli iscritti, cosa che non si è voluta fare in questi mesi. Io mi auguro che si possa fare. La stessa decisione del tesseramento in provincia di Avellino è stata assunta da un funzionario nominato da Roma per un partito, mentre doveva essere decisa dall'Assemblea Provinciale. Lei dice che c'è stato imposto il garante, avevamo ancora le possibilità di fatto di avere degli organismi che decidessero. Assolutamente sì, cioè se uno nomina il garante da Roma contestualmente deve sciogliere gli organismi, ma non voglio tradurla in termini, come dire, di tecnicismo. Questo ha un senso, chi sta in un partito sa che le regole sono la condizione entro la quale uno si muove, e se si creano precedenti oggi che possono valere anche fra 2 o 3 anni, è bene che uno sappia chi si è assunto questa responsabilità. Ora, detto questo, noi abbiamo un'emergenza però, è quella di riportare il partito sui territori, di riportare il partito nei luoghi dove il partito ha trovato la ragione della sua nascita come Partito Democratico, e cioè di restituire agli amministratori, agli iscritti, ai dirigenti, ai tanti giovani la possibilità di dire quale Partito Democratico ha bisogno di spina, di discutere delle chiaro, tante questioni. Chiaro il messaggio, De Blasio? È chiaro il messaggio. Intanto io la ringrazio per questa analisi e sicuramente, come dire, ci dovremo riaggiornare poi per quelle che saranno le decisioni che saranno adottate di qui a breve. Lei come crede, come andrà a finire? Lei si auspica, immagino, un tesseramento e un congresso il più aperto e allargato e partecipato possibile, però mi sembra di capire che le regole al momento vigenti, poi non so se cambieranno di qui a poco, sono invece regole stringenti. Ma guardi, intanto ci sarebbe da andiamo a verificare cosa succede nell'Assemblea Nazionale, perché se verrà riaperto il tesseramento per il Congresso Nazionale, ascoltavo qualche esponente del partito ieri che diceva proprio, avanzava questa richiesta, questo cambia lo scenario anche in provincia di Avellino. Quello che mi auguro è che si apra, ripeto, che si porti, si restituisca il partito ai territori, ai problemi che stanno affrontando i territori. Poi dal punto di vista delle scelte, anche di convenienza politica, questo cambierà poco, perché chi ha da difendere diciamo delle posizioni o chi ha da tutelare delle aspettative difficilmente farà cambi di casacca in un momento in cui politicamente non conviene come oggi. Ma quello che ci interessa, ripeto, è ridare la voce ai cittadini, alle persone, alle comunità. De Blasio, un sì o un no? Lei alla scissione ci crede? Ma guardi, io non credo alla scissione, anche perché questo fantasma è sempre, come dire, lo si propone no, nei momenti no. critici. Lo prendo di come un no. Segretario, grazie. Salvatore lo sa bene, si hanno abituato che in alcuni momenti delicati si alza il tiro solo per ricevere di più di quanto gli toccherebbe all'interno del partito. Poi chi vuoi che possa decidere di andare, dove andare, a rappresentare una sinistra che ha così difficoltà a definirsi nei tempi moderni come un grande partito di popolo. Grazie, grazie a Carmine De Blasio. Grazie, buon lavoro. Sull'ultimo passaggio di Carmine,
Secondo me ci sono almeno due opzioni in termini di interpretazione. Mi permetta. Scissione sì, scissione no? Sì, ma in realtà quello che adesso è in discussione è il modello partito. E il modello partito è chiuso in due contesti. Il primo contesto è quello, diciamo, tanto caro a chi è abituato a citare Bauman, no? A proposito della società liquida, dunque società liquida, un partito liquido. Io credo che invece anche nella direzione di ieri, soprattutto nell'ascolto dei due interventi che mi hanno colpito di più, per la verità, che sono quelli del ministro Delrio e dello stesso Gianni Cuperlo, si avverte con forza la necessità di costruire un partito che sia un contenitore non estremamente rigido, ma che sia capace di contenere una condizione liquida. Per cui il rischio della divisione, della scissione del partito, questa volta secondo me è agitato anche dall'impostazione generale che noi al partito vogliamo dare. Perché è agitato questo, anche dal ritorno al proporzionale, sì, diciamola ma in questo, ed è anche vero, è anche questo, non fosse altro che la famosa vocazione maggioritaria in qualche modo tu la vai a mettere in discussione nel momento in cui c'è chi ti riparla di nuovo di Ulivo 4.0, tanto cari all'amico Bersani, al compagno Bersani, però c'è anche da dire che forse il partito, proprio perché sui territori si è depauperato della sua funzione, della sua rappresentanza, ai vari livelli poi crea dei vari cortocircuiti. Possiamo dire che questa fusione di S. Margherita, mai completamente ultimata, integrata, è arrivata con questo congresso allo snodo decisivo, insomma, se non ci sarà adesso la scissione, ora mai più. Guardi, io, visto che questo sarebbe il terzo congresso nazionale, spererei che fosse per l'ennesima volta, non fosse per l'ennesima volta, un congresso, diciamo, di ripartenza. Perché noi il congresso di formazione e di fondazione del Partito Democratico l'abbiamo svolto all'epoca eleggendo Veltroni. Poi ci sono stati passaggi successivi con Franceschini, con Bersani, c'è stato Renzi. Il concetto di un partito che è costretto ed è ripiegato sempre su se stesso a guardarsi dentro se, come dire, c'è una condizione per poter stare insieme, mi lasci passare questa espressione, la muto da Sanremo, perché ho visto che sia Cuperlo che Renzi le hanno utilizzate. A me viene in mente, non so se Gianni Togni all'epoca la presentò a Sanremo, ma quella famosa canzone di Luna, quando dice guardo il mondo da un oblò. Io credo che il Partito Democratico non si possa permettere in nessun caso di guardare il mondo da un oblò. Il Partito Democratico è un partito includente che si mette in una condizione di ascolto e anche e soprattutto di comprendere quali sono gli errori che ha commesso, perché io credo che il Partito Democratico degli errori, anche in termini governativi, con lo stesso Matteo Renzi, che io ho sostenuto, io credo che li abbia commessi. Ecco, il congresso del 2013, ci eravamo lasciati con questa domanda. Il congresso nazionale sarà celebrato come nel 2013, quindi si va alla conta nei circoli, e mi corregga Antonacci se sbaglio, a primarie aperte subito dopo, ma il ruolo chiave lo avranno i circoli, lo avranno, sì, i territori. Secondo, diciamo, le affermazioni del nostro segretario nazionale ieri, che ha richiamato in maniera diretta alle regole del 2013, le regole del 2013 le conosciamo tutti, sono quelle regole che hanno permesso appunto il tesseramento fino all'ultimo giorno e che hanno creato in determinate situazioni dei problemi. Io credo che il Partito Democratico da questo punto di vista, proprio lo dicevo all'inizio, ha necessità di costruire una vera e propria roadmap, cioè ha necessità di costruire un percorso di arrivo alla fase congressuale che non sia pasticciato, che non sia legato più alle condizioni, alle esigenze di qualcuno o di qualcosa. Guardi, fa molta differenza costruire un congresso nazionale in maniera veloce, arraffazzonata e superficiale nei primi mesi dell'anno, siamo a febbraio, c'è qualcuno che ipotizza ad aprile. Così come aprile massimo le prime due settimane, perfetto, di maggio, perfetto, questa è la scadenza che si è dato Renzi, fare, si sarebbe dato, sì, Renzi. Questo si può fare nella misura in cui tu hai tutto predefinito ed hai diciamo una struttura che risponde a questo ragionamento. Si rischia però una mediazione anche in Assemblea Nazionale, perché c'è una parte del partito che non è che si è dichiarata contro al congresso, ma che chiede un attimo di riflessione generale
per arrivare ad un congresso che sia, sì, fatto anche di mozioni, di candidati che magari si confrontano tra di loro e si scontrano, perché no, ma che in qualche modo provi a costruire anche un clima di serenità e di ragionamento politico che in qualche modo ci faccia riprendere anche dalla sconfitta elettorale del referendum che è sotto gli occhi. La metafora di Renzi, non scappate via con il pallone, il riferimento è al giorno dopo questo congresso, insomma se scissione ci sarà dopo, non prima. Guardi, io ho questa sensazione, il Partito Democratico non si può permettere una scissione, perché i valori fondanti del 2007 a mio avviso sono ancora vivi, e non sono, diciamo, frutto di una condizione storica legati ad uno sfizio di qualcuno. Noi siamo partiti da un contesto che era quello del 2007, che era quello del principio della governabilità, che era quello della costruzione di un percorso condiviso e che, per citare qualcuno che molte volte, diciamo, lo cita diciamo, i padri costituenti di questo ragionamento, li fa affondare alla fine degli anni 70 citando Berlinguer e Moro. Allora, io credo che ci siano lo sforzo che deve fare il Partito Democratico a tutti i livelli, dal circolo del più piccolo comune per arrivare a livello nazionale, e puntare l'attenzione innanzitutto sulle esigenze dei cittadini, ma dentro al partito mettere insieme più le condizioni che ti fanno stare insieme che non le differenze. È evidente che le differenze dividono. Le convergenze parallele ritornano, poi però le sottoporrò i malumori della base che abbiamo riscontrato nel colloquio con il garante a proposito delle regole del congresso. Ma dovremmo avere in linea la presidente provinciale del Partito Democratico, Roberta Santaniello. Ben trovata, presidente. Sì, ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno, la riflessione sulla direzione nazionale e i risvolti in Irpini. Abbiamo ascoltato alcuni pareri, le sintetizzo. Intanto c'è chi dice congresso straordinario, ma perché, visto che si va verso il congresso nazionale, rendiamo questo congresso ordinario, tant'è che non avevamo bisogno di un garante, ci sono degli organismi, e questa è la versione di De Blasio, che sono legittimati a prendere delle scelte rispetto ad un direttorio che sostanzialmente non ha mantenuto gli impegni di un congresso straordinario. Lei come la pensa? Beh, come Presidente dell'Assemblea non posso dire altro che ovviamente gli organismi ci sono e, come dire, sono ovviamente vivi e sono assolutamente funzionali anche a questa fase. L'unica cosa che diciamo, io veramente vorrei riprendere un pochino quello che è stato detto anche ieri in direzione nazionale. Noi abbiamo perso troppo tempo e tanto tempo a parlare di noi, a parlare delle nostre organizzazioni, a parlare di quello che dobbiamo fare, dei destini dei singoli. Abbiamo dimenticato che c'è una base che ha voglia di discutere e se devo, diciamo, come dire, prendere un lato positivo di quello che è successo anche ieri è che credo che il Partito Democratico abbia ricominciato a discutere su temi importanti come quelli dello sviluppo della nostra società, come, diciamo, i temi che sono cari ovviamente ai nostri cittadini, come quelli del lavoro, come quelli diciamo delle nostre infrastrutture, della ripartenza della nostra economia. Per noi deve essere prioritario questo. Le fasi congressuali, quello che viene, l'organizzazione interna del partito, che è una cosa che interessa prettamente gli addetti ai lavori, deve essere una cosa sicuramente importante per ripristinare l'attività democratica all'interno del partito, ma non deve essere ovviamente il nostro, come dire, pallino quotidiano. Siamo impegnati tutti, ciascuno Presidente, per la propria parte, nel far sì che questo partito, che è l'unico, come dire, partito che ancora resta, che ha ancora la possibilità di essere, come dire, un partito di governo, un partito, diciamo, per rilanciare tutto quanto il nostro paese, ha le basi per poterlo fare. Quindi cominciamo a ridiscutere di quello che dobbiamo fare, magari meno di quello che dobbiamo fare internamente, soltanto questo. Presidente, le restituisco il clima, tuttavia lo dicevo qui con Salvatore Antonacci, nostro ospite in studio, e con gli altri intervenuti telefonicamente. Il clima della base nel colloquio con il garante Tramontano, sostanzialmente la base mal digerisce un congresso straordinario con dei limiti stringenti, si chiede ampia partecipazione. Dal suo punto di vista, lo so lei non entra nel merito, ma intanto le chiedo, ha intenzione di convocare l'Assemblea? Aspetterà adesso che cosa succederà con le linee guida dell'Assemblea nazionale? Come si orienterà?
Allora, assolutamente sì, aspettiamo quello che succede ovviamente all'assemblea, che non so se sarà confermata per sabato o per domenica, quando sarà, ma credo nel più breve tempo possibile. Dopodiché, come abbiamo sempre fatto, perché in questi, diciamo, 2 anni e mezzo ci siamo caratterizzati per una discussione anche abbastanza ampia all'interno dell'assemblea del partito, decideremo ovviamente tutti insieme che cosa fare. Un'assemblea può essere convocata, andrà convocata ovviamente secondo quelle che sono le linee che ci dirà il Partito Nazionale, diciamo, seguiremo quelle stesse linee che ci verranno date ovviamente in Assemblea Nazionale. È chiaro che i malumori della base sono i malumori un pochino di tutti. Io credo che questo sia il momento in cui va tenuto, come dire, quanto più è possibile il malumore all'interno, diciamo, di un contesto, come dicevo prima, di pochi, e cercare di trasferire quanto più è possibile un clima di speranza, di rinnovamento, di nuova fase, perché ne abbiamo veramente bisogno tutti. Chiedo anche a lei, Scissione, ci crede oppure no in una battuta? Guardi, questo vediamo che cosa succede, spero di no. Il Partito Democratico è Partito Democratico, ha la sua vocazione nell'essere un partito di maggioranza, un partito che implementa dentro le anime che erano, diciamo, del centro-sinistra, quindi assolutamente no, io mi auguro che sia così, insomma. Grazie per la disponibilità e buon lavoro, grazie Presidente. Grazie a voi. Allora, il quadro è variegato e complicato. Salvatore Antonacci mi aiuterà anche in questo viaggio, perché le anime, le esigenze sono naturalmente diverse. Però abbiamo ascoltato nell'ordine De Blasio, Ricciardi, la Presidente Provinciale. È difficile arrivare a quelle convergenze parallele laddove anche sui territori le visioni sono molto differenti. E queste le visioni del partito, per tralasciare, come dire, le visioni dei problemi quotidiani. Parliamo di rifiuti, parliamo di ente idrico, insomma, se il partito non ce la fa a sintetizzare, io immagino che anche sui problemi, nell'affrontare i problemi, per carità, il Partito Democratico c'è, altri partiti magari non ci sono neppure, quindi questa è la premessa. Però se è difficile fare sintesi su chi siamo, è difficile fare sintesi su che cosa facciamo. E questa è una bella domanda. La bella domanda in realtà contiene una difficoltà sostanziale. Io, se avessi l'opportunità di poter suggerire al nostro segretario nazionale il titolo del congresso, no? Come se fosse un compito a casa delle scuole elementari, lo inviterei a scrivere come titolo "Senza ipocrisia". Io credo che il Partito Democratico a tutti i livelli debba superare in maniera chiara le ipocrisie di fondo che lo hanno caratterizzato, diciamo, in alcune condizioni. Noi siamo stati partito di governo e credo che non abbiamo risposto in maniera precisa e dettagliata a quello che erano le esigenze della popolazione italiana. E naturalmente dobbiamo anche, diciamo, un po' smetterla, perché a volte siamo eccessivamente giustificazionisti nel rassegnare la condizione semplicemente al fatto che i cittadini non ci hanno compreso. Non è così. Io credo che se i cittadini non ti comprendono è perché molto probabilmente o non sei stato capace di farti comprendere, ed è un limite, o molto probabilmente hai reso poco rispetto a quello che erano le aspettative della gente. Fino a pochi anni fa, fino a 10 anni fa, 15 anni fa, non voglio scomodare la vecchia Repubblica, la Prima Repubblica, ma i partiti facevano, diciamo, da rete di protezione a quello che erano le variazioni governative a tutti i livelli, a livello regionale, provinciale, nazionale, comunale. Adesso il partito, e questo secondo me è il vero punto interrogativo sul quale noi ci dobbiamo interrogare, io non condivido sinceramente il ragionamento della Presidente Santaniello quando afferma, ma proprio per la funzione che riveste, quando afferma che il partito è relativo. No, il partito non è relativo, perché nel partito c'è uno spaccato di società. Chi si iscrive ad un partito, dai giovani agli anziani, rappresentano una società, rappresentano quei pezzi di società che non si iscrivono per convenienza o perché qualcuno glielo dice. Cioè, lei che cosa farebbe? Convocherebbe l'assemblea? Non... Io credo che l'avrebbe convocata magari di più in questi mesi. Se fossi stato il presidente dell'assemblea provinciale, io l'avrei convocata. L'avrei convocata perché, guardi, su una cosa che diceva De Blasio, io condivido, un passaggio che Carmine fa.
forse la gente di Irpinia non ha tutta questa esigenza, di questo sono convinto per la verità, di comprendere le vicende che riguardano il direttorio, il garante, questo, quello. E ma però poi, però, la interrompo, sui rifiuti però, certo, non abbiamo, o meglio, abbiamo il PD che detta una linea, e non la faccio entrare nel merito, con l'ex senatore De Luca il giorno prima, non ricorso al TAR. Il giorno dopo si va nel Consiglio Comunale di Avellino e il Consiglio Comunale sovverte quella che era stata la linea del membro dell'Osservatorio Regionale sui Rifiuti. Insomma. E infatti, è proprio per quello, dicevo, senza ipocrisia. È evidente che un partito, da questo punto di vista, quando ha la fortuna di poter prendere una decisione, in maniera conseguenziale, anche chi lo rappresenta nelle condizioni istituzionali, io non voglio entrare nel merito, perché ho la mia personale convinzione sulla vicenda che ha riguardato la questione dei rifiuti e che riguarda la questione dei rifiuti. Io mi preoccuperei del fatto però che la credibilità di ciò che dici passa attraverso quello che tu metti in campo. Per intenderci, se un partito o chi per esso, ma il padre di famiglia, decide, dice in una, tra una moglie e i bambini a casa, insomma, in una famiglia, si decide che una determinata cosa nell'interesse della famiglia, nel momento in cui i propri figli, la propria moglie, il proprio compagno, la propria compagna decidono di fare altro, è evidente che viene minata in maniera sostanziale quella che è la funzione, in quel caso della famiglia, in quel caso diciamo del partito. Qual è il clima di questa famiglia allargata, il Partito Democratico, rispetto anche ai numeri? Che vento spira? 7.000 tesserati da database, insomma, dell'ultimo tesseramento. Quest'anno come andrà? Probabilmente col congresso ordinario si... Guardi, la partecipazione aumenterà, tornerà ad aumentare. Io sono convinto che la partecipazione aumenti, però in questo devo dire che il Partito Democratico ha sofferto e soffre, diciamo, da una vera e propria crisi di prestazione in termini numerici, nel senso che purtroppo, guardi, c'è una riflessione molto importante secondo me da fare. Quando noi abbiamo costruito il Partito Democratico e quando abbiamo parlato in generale contro la Prima Repubblica, non perché io ne sia un fan, anzi, abbiamo demonizzato il ruolo dei partiti. Per cui, quando tu demonizzi il ruolo del partito, in generale, demonizzi anche il ruolo di chi ti partecipa e della partecipazione e di chi materialmente si iscriva, come se fosse un po', come dire, un po' gli ultimi giapponesi a difendere l'isola nell'Atlantico, quando, nel Pacifico, quando la guerra è finita da 10 anni. Proprio perché io invece ho un'altra idea del partito, un'altra idea della struttura e di che appunto si iscrive, è evidente che da questo punto di vista, nella galassia variegata del Partito Democratico, forse un correttivo, anche in termini, diciamo, in termini decisionali, va messo come se fosse un premio fedeltà. Le spiego. È evidente che un partito che cresce e decresce solo in fase congressuale, molto probabilmente risente non di una condizione, diciamo, di democrazia partecipata e allargata, ma può risentire di altri meccanismi locali o altro che in qualche modo ne danneggiano, a mio avviso, l'immagine. Un filtro per tenere chiusi quei perimetri, infatti, del partito, se lei, di cui dicevamo infatti, prima. Nel 2015, nell'ultima Assemblea Nazionale del 2015, se non erro, il buon Lorenzo Guerini, il mio alter ego nazionale, ma molto più importante di me, ha varato insieme a tutto il partito quella che è la tessera triennale, cioè chi si iscrive quest'anno in realtà va alla conferma, cioè chi rinnova riconferma una tessera che è quella del 2015, 2016 e 2017. Allora io mi augurerei che se va innestato un percorso e va innestato anche un meccanismo alla partecipazione, che questo meccanismo alla partecipazione sia sempre garante di democrazia, ma che non soffra, diciamo, delle deformazioni, ma anche di appartenenza. Ma anche è evidente, appartenenza. È evidente. A proposito di contributi esterni di chi vive il territorio, dovremmo avere telefonicamente collegato con noi il sindaco di Teora, Stefano Farina, nonché dirigente provinciale del Partito Democratico. Ben trovato, sindaco. Ben trovati, buongiorno. Allora, il giorno dopo la direzione nazionale stiamo ragionando di che cosa accadrà in Irpinia, del tesseramento e del congresso provinciale straordinario ordinario. Mi sembra questo il punto che dovrà essere in qualche modo il nodo che dovrà essere sciolto naturalmente da Roma. Lei che cosa si augura personalmente? No, ma io posso, come dire, verbalmente riportarvi un post che ho con le nuove tecnologie di diffusione
postato qualche attimo fa su Facebook e ho scritto che mentre l'America sceglie Trump, mentre molte nazioni dell'Europa guardano a destra, l'Inghilterra esce dall'Europa, paradossalmente il PD apre una grande dialettica interna dove l'interlocutore più acceso e più aspro è la parte che sta più a sinistra. E chiudo dicendo, mi sembra quasi come gli eredi che si contendono l'eredità di un defunto, purtroppo ignorando che non c'è poco da ereditare. Questo per dire che sono personalmente molto preoccupato. Ritengo che tutti i processi democratici siano i migliori che si possano mettere in campo. Mi dispiacerebbe però che per la troppa democrazia dei processi interni ci dimenticassimo che la nazione Italia ci sta chiedendo altre cose e che i tempi di risposta devono essere brevi, devono essere concisi, ma devono essere anche sotto il profilo dell'azione concreta. Lei è tra coloro che immagino... In che percentuale vede questa scissione? Mettiamola così. No, ma io, guardi, allora io è un termine che, come dire, no, cerco di non portare nella mia mente perché credo che saremmo fuori tempo. La questione non è scissione, la questione è che l'unico partito vero che c'è in Italia, che è il Partito Democratico, ha oggi il dovere di interloquire non tanto al suo interno, ma il dovere di interloquire con la gente dando segnali di concretezza. Sindaco, le chiedo ancora, a proposito della partecipazione che ci sarà al congresso, sia meno ordinario o straordinario, una partecipazione che a questo punto potrebbe superare quelli che erano i limiti però di un congresso straordinario, laddove se da Roma arriveranno le linee guida per la partecipazione poi alle primarie, dai circoli, insomma si allargherà la base della partecipazione. Ciò che non era contemplato, mi sembra, dal congresso straordinario. Questo lei lo vede come un bene o come un male? Ma guardi, io, a me piace guardare l'impegno di tanti giovani che senza avere obiettivi precisi mettono a servizio di un'idea il loro tempo e le loro energie. Quindi mi piace più guardare a quelli che si impegnano all'interno di un partito e che fanno politica in tempi normali, quando non c'è l'assillo del tesseramento. Cioè mi piace guardare a quelli che ancora immaginano che la politica può avere un ruolo di congiunzione tra i bisogni della gente e le istituzioni. A tanti ragazzi che in maniera spassionata credono che ci sia ancora un valore nella politica. Sindaco, le conte che si fanno durante i tesseramenti non mi appassionano e credo che non siano l'esempio migliore di come si possa fare attività politica all'interno delle comunità. Inevitabilmente però, Sindaco, converrà che congresso straordinario o ordinario significa anche andare a misurarsi, ecco, non chiamiamola resa dei conti, ma chiamiamola comunque verificare quelle che sono le forze in campo per poter immaginare poi una progettazione, una linea. Sicuramente, ma come disse qualcuno, io preferirei che il primato non si attesti con colpi di numeri, ma che il primato uno lo abbia nella testa e nelle idee. Le chiedo soltanto una battuta ancora. Il PD si raggiunga con le idee di quello che si vuole fare. Una battuta ancora sul governatore della Campania, che ieri in qualche modo ha ricucito il rapporto con Renzi. Ecco, che cosa accade nel PD campano a questo punto? Io ritengo che il governatore della Campania abbia una priorità, che non è tanto ricucire all'interno dei contatti politici, ma abbia il dovere di dare risposta a una campagna che si vuole misurare sulle cose fatte. Quindi io lo valuterei su questo e lascerei gli altri rapporti alle dinamiche che attengono alla politica. Oggi la provincia di Avellino vuole da questo governatore risposte, cosa che purtroppo non ho avuto con il passato presidente. Credo che sia bravo De Luca se riesce a dare risposta alle nostre comunità e alla provincia di Avellino. Per le altre cose saranno dinamiche normali che si evolveranno nel tempo. Sindaco, grazie, buon lavoro. Prego, grazie a lei. Il sindaco parla da uomo di partito, quale sei anche tu, permettimi, ci diamo del tu, Salvatore.
Il discorso poi, quando si toccano i problemi, è però inevitabile, insomma, i processi vanno governati e c'è bisogno anche di fare chiarezza, lo abbiamo visto con il comune capoluogo, quanto è mancato un segretario cittadino, quanto è mancato un partito alle spalle, sono ragionamenti che non sono di oggi, partono da Galasso, insomma, si ripercuotono poi su Foti. Tu che idea ti sei fatto invece della Campania? Il governatore De Luca, in qualche modo, io credo, stia dando una sponda a Renzi, anche prendendo le distanze da quello che fa il suo collega Emiliano, che si candiderà inevitabilmente, lo ha annunciato, nella corsa per la segreteria, dunque l'appoggio di questa parte del Mezzogiorno della Campania a Renzi. E questa è la dinamica. E poi tutti i renziani, De Luca, del Basso Recaro, ecco, lo scontro c'è inevitabilmente nel partito, ma in questa fase di nuovo tutti uniti? Questa è, allora, la domanda è molto, diciamo, complessa. Proviamo, diciamo, a rispondere in Io maniera. approfitto della tua competenza e della tua esperienza perché poi da te vogliamo parole chiare per far comprendere, ecco, il tema di far appassionare le persone alla politica è questo, spiegare anche quelli che sono i meccanismi che ci sono, ma che non debbono essere visti come meccanismi meschini o illegittimi, se non finanche illegali. No, sono meccanismi di rappresentanza di chi si è candidato a gestire i processi, a dare una mano al bene comune, alla collettività, che ha ricevuto un sostegno, non dimentichiamocelo mai, poi le persone che vengono elette sono rappresentanti di persone che li hanno votati e quindi le dinamiche inevitabilmente per il potere sono queste. Poi ha fatto una sintesi. Allora ci proviamo in qualche modo. Prova ad invertire una domanda. La domanda, insomma, immaginando una discussione, diciamo, tra amici. Tu credi che a un cittadino di un qualunque comune della provincia di Avellino, che è mal servito in termini di servizi provinciali e regionali, possa interessare la posizione del governatore rispetto ad un tentativo di riconnessione con Matteo Renzi, segretario nazionale del partito? Non se ne frega niente la risposta. Però Perfetto. Allora. ti posso aggiungere quella decisione che prenderà il governatore, Rischia poi. no, no, stabilirà anche il costo della bolletta che il cittadino Perfetto. paga. Allora, infatti, questo è il problema. Allora, io mi preoccuperei, così come diceva in maniera intelligente Stefano Farina, sindaco di Teura, io penso che le funzioni, proprio perché sono funzioni, debbono funzionare. Per cui chi ricopre una funzione, più che preoccuparsi, a mio avviso, di quali meccanismi mettere in campo in termini di partito, si dovrebbe preoccupare della funzione che svolge rispetto ad un mandato, in questo caso elettorale, che ha. Io credo che sia ancora troppo presto esprimere un giudizio rispetto al governo De Luca della Regione Campania. Però il tempo del giudizio, che non è, attenzione, quello del partito, non è quello dell'iscritto, non è del Salvatore Antonacci, ma è del cittadino, arriverà e arriverà in maniera inesorabile per lui, come è arrivato in fase referendaria anche per Matteo Renzi. In questo il partito dovrebbe sostanzialmente recuperare un ruolo di centralità per la quale non ha molto senso che due governatori di due regioni importanti, come la Campania e la Puglia, trovino più l'elemento di distinzione rispetto, diciamo, ad un accreditamento nazionale, più che mettere insieme una strategia per la quale Puglia e Campania, molto probabilmente, hanno e avranno sicuramente le stesse problematiche. Allora, da questo punto di vista, lo sforzo che dovrebbe fare la politica, lo sforzo che dovrebbe fare il PD, e lo sforzo che dovrebbero fare a tutti i riferimenti a livello locale, a livello nazionale, è comprendere che la linearità del loro atteggiamento è solo quella che è percepita dai cittadini. Solo quello, se tu riesci a mettere in campo una strategia politica chiara, netta, senza fronzoli, e un'attività amministrativa chiara, netta, senza tentennamenti, nel solo ed esclusivo interesse di una cittadinanza, nel primo caso, la cittadinanza di un partito,
Nel secondo caso, che è la cittadinanza che tu governi, tu provi a superare quel cortocircuito che di fatto nelle istituzioni si è creato. Fino a pochi anni fa si maledivano i partiti perché erano considerati degli elementi talmente tanto ritardanti rispetto alle decisioni, per cui diventavano più un problema, erano un orpello, erano, come dire, una condizione per la quale... Però poi, la mancata celebrazione di un congresso provinciale da più di un anno ha inciso sulle vicende amministrative. Perfetto, e da questo punto di vista infatti è normale, come tu dicevi, che la base, il segretario di circolo, il gruppo dirigente di un circolo, qualunque esso sia, sollecitato solo ed esclusivamente, come purtroppo accade, nella fase del tesseramento di un partito, e che, come dire, ci mette tempo, passione, voglia, e magari, come molte volte succede, ci rimette anche di tasca, tu è evidente che crei una fase di disamore e di scoramento, per il quale se quel cittadino XY ha il segretario di un circolo nel comune X, è evidente che nel momento in cui, a partire da quel segretario di quel circolo, c'è un allontanamento dalla politica, i cittadini ti recepiscono e ti sentono come una condizione negativa e come uno stato. Sarà un boomerang, sarà un effetto boomerang. Certo. Consigliere comunale e consigliere provinciale, Gianluca Festa al telefono, ben trovato. Direzione nazionale del Partito Democratico, che cosa ci ha detto e con quali ripercussioni in Irpinia? Abbiamo ascoltato varie voci, le più dicono congresso ordinario a questo punto. Ben trovati a voi, un saluto a tutti. Ma direi la situazione irpina è un po' diversa chiaramente da quella nazionale. Veniamo da un anno nel quale il partito è stato completamente assente dopo le dimissioni di Carmine De Blasio, quindi evidentemente tutto dipenderà anche dalla data nella quale sarà svolto il congresso nazionale. Io ritengo che ci sia bisogno al più presto di celebrare il congresso provinciale, perché abbiamo già pagato un caro prezzo rispetto alle scelte strategiche provinciali a causa dell'assenza di un segretario e di un organismo che potesse dettare la linea al PD irpino. Ultimo esempio l'EDA, ma parliamo anche dell'EIC, insomma una gestione che risente chiaramente dell'assenza di una guida provinciale. Quindi io credo che al di là delle vicende nazionali, a meno che non si andrà a celebrare il congresso ad aprile, ci sia bisogno a marzo di svolgere quello provinciale irpino. Da questo punto di vista emergono anche le posizioni di chi vorrebbe addirittura rinviare il congresso o scrivere regole più stringenti per mantenere lo status quo. Ma guardi, io credo che di una cosa non abbia bisogno il partito, di chi ha paura di aprirsi, di chi ha paura di mettersi in discussione, di chi ha paura di confrontarsi sia sui contenuti sia anche sul consenso. Io credo che le sconfitte che il PD irpino ha registrato in questi ultimi anni siano state soprattutto il frutto della voglia di escludere anche energie e risorse nuove che provenivano dal territorio. C'è stata l'esigenza di salvaguardare la propria rendita di posizione, il proprio status quo. Questo non ha assolutamente fatto bene al Partito Democratico, a cominciare dalla città, dove in questo momento credo siamo ai minimi storici, ma credo anche in provincia, nei singoli comuni. Laddove invece, porto un esempio positivo, quello delle elezioni provinciali, laddove il PD si è aperto a tutte le sue energie, abbiamo ottenuto un successo senza eguali. Questa deve essere la formula magica, che poi di magico ha poco o nulla, ha invece in sé il buon senso di un partito che, seppur nelle sue diversità, rappresenta la forza di maggioranza relativa non solo nel paese ma anche in questa provincia. Festa, le dico che nel sottopancia che sta in questo momento comparendo sotto la sua fotografia c'è scritto consigliere comunale e regionale. C'è stato un errore, non so se per lei può essere di buon auspicio. È un auspicio, oppure lei pensa ancora di più, insomma, di andare oltre la regione, poi a quel punto... Ma...
dovremmo toglierli entrambi, ma le volevo chiedere, così per provare in qualche modo simpaticamente non a metterla in difficoltà, ma a capire la necessità della linea del Partito Democratico. Sulla vicenda rifiuti, quale, personalmente lei ha seguito quale linea? Quella del territorio, senza se e senza ma. Guardi, noi tornando alle sconfitte che il territorio irpino ha dovuto patire, purtroppo dobbiamo partire da una considerazione che in maniera onesta dobbiamo fare. Avellino in questi ultimi anni è stata cancellata dalla mappa nazionale e relegata in un angolino da quella regionale, chiaramente dalla mappa politica, soprattutto nel PD. Questo ha fatto sì che, ad esempio, sul tema rifiuti, in qualche modo, in maniera anche legittima, perché la regione, tra virgolette, fa i suoi interessi amministrativi e politici, quindi legittimo che faccia alcune scelte. È evidente però che dinanzi a un territorio forte che esprime la propria posizione, non c'è regione o governo che tengano, e per fortuna in questa occasione il Partito Democratico Cittadino ha dato grande prova di responsabilità e anche di coesione rispetto a questa questione, che non è stata una guerra di religione, è stata una vicenda che ha tenuto conto dell'esigenza del territorio. Ebbene, rispetto a questa questione abbiamo ritrovato una unità e abbiamo detto alla regione, posto che il mio digestore non è il diavolo, non è un nemico da combattere, ma in questo momento storico per l'emergenza ambientale che vive Piano d'Argine non può essere insediato presso lo SIF, ebbene, posto che questa è la condizione ambientale attuale, e posto che Avellino capoluogo ha già 15 anni fa, e quindi da 15 anni, pagato un dazio in termini ambientali e anche sociali, ospitando lo SIF, unico caso in Campania, perché tutti questi menestrelli dell'etere della politica regionale dimenticano che Avellino è l'unico capoluogo in regione Campania che ha ospitato il CDR, ex CDR attuale SIR, quindi il suo dazio l'ha già pagato. Ora, in un clima di solidarietà, sussidiarietà, è evidente che Avellino ha lo SIR, Savignano ha la discarica, Teora ha un impianto di compostaggio, abbiamo un impianto di trasferenza a Flumeri, uno di selezione a Montella, sul territorio possiamo trovare altre aree che possono ospitare un biodigestore che assolutamente è innocuo, ma non è innocuo per un territorio che deve essere bonificato come quello di Piano d'Argine. Quindi, rispetto alla sua domanda, chiara la... il territorio e poi il resto. Chiara la posizione, immagino che così lei intenda anche la partecipazione, il recupero della partecipazione alla vita del partito di cui parlavamo prima. Grazie. Noi dobbiamo, chiudo con questa affermazione, dobbiamo far sì che Avellino torni a essere protagonista nella vita politica regionale e mi auguro anche nazionale. Questa è la sfida che lanceremo all'interno del prossimo congresso provinciale del PD. Grazie a Gianluca Festa, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. I temi sono tanti che sono venuti fuori da questa trasmissione, poi ce ne dovremo occupare in altre quando parliamo dei temi concreti, insomma. Però, dicevamo prima, c'è necessità che un partito faccia sintesi anche rispetto alle posizioni, perché è ciò che manca all'esterno. Ma il governatore della Campania, De Luca, lanciando Campania Libera qualche mese fa, secondo te voleva in qualche modo preparare il terreno per un cambio nel PD o anche lui aveva pensato a smarcarsi completamente dal PD? Ora, alla luce anche di questo ricongiungimento con Renzi. Questo glielo dovremmo chiedere a De Luca. Io immagino però che nel momento in cui tu sei il più alto, autorevole rappresentante istituzionale regionale del Partito Democratico, possa immaginare una soluzione altra per contenere, diciamo, una sorta di consenso che magari non può essere direttamente rappresentato dal Partito Democratico. Però mi permetto di sottolineare che una cosa del genere rischia di generare delle confusioni. Guardi, questa cosa che le dirò probabilmente... Dammi del tu. Sì, abbiamo deciso a puntata in corsa di Marcello. Sicuramente provocherà, diciamo, qualche mal di pancia. Ma voglio prendere l'ultimo passaggio che faceva Gianluca Festa. Io credo che non ci sia semplicemente bisogno... Guarda, il Partito Democratico, ai vari livelli, ha subito una serie di centrismi,
mi spiego, che lo hanno caratterizzato in termini negativi. Il Partito Nazionale, a mio avviso, è stato, diciamo, ha avuto una serie di problemi per il romacentrismo, il Partito Regionale per il napolicentrismo, il Partito della Provincia di Avellino per l'avellinocentrismo. Allora, io sinceramente comprendo anche tutte le difficoltà del Comune Capoluogo e anche del partito nel capoluogo, ma credo che questa sorta di differenziazione sul fatto che Avellino, no, probabilmente la provincia di Avellino che ha una necessità, e in questa provincia c'è la città di Avellino, con tutti i suoi carichi positivi e negativi che una città di comune capoluogo porta con sé. Allora, così anche come sulla questione dei rifiuti, guardi, c'è una condizione che riguarda un po' le famose desiderata, no? Ma quando si va in pizzeria, si decide di mangiare un tipo di pizza al posto di un altro. Il problema della questione dei rifiuti, io comprendo che c'è una difficoltà che è legata al sovraccarico ambientale che magari si consuma in determinate aree della nostra provincia, ma è evidente che però noi abbiamo bisogno di una normalizzazione sulla questione dei rifiuti, e la normalizzazione, ahimè, passa anche per l'impiantistica, che forse è sottodimensionata rispetto alle esigenze che esistono dentro una provincia. E rispetto a questo, quando alla popolazione non si fa comprendere che il sacrificio che si consuma, se inquadrato in un contesto, è un sacrificio, diciamo, che non porta una serie di problemi, mentre l'anarchia rischia di portarti dei problemi. Tu... Ecco, l'anarchia mi sembra il punto chiave, perché in una certa fase si è passati dal sottodimensionamento oggettivo, nella mancanza di una visione completa, al sovradimensionamento, certo. Attivare oltre quello che, certo. Di cui c'è bisogno, che probabilmente può essere una strategia, I rifiuti possono portare anche ricchezze se gestiti, però ecco, mi permetto da cronista in questo caso di dire c'è bisogno di una linea, ancora, certo. C'è bisogno di una linea. Partito Democratico, il giorno dopo, riflessi in Irpinia della direzione nazionale, al telefono il sindaco di Montemarano, Beniamino Palmieri, che ringraziamo. Sindaco, lei che idea si è fatto? Renzi è più o meno forte dopo la direzione, al di là dei numeri plebiscitari con cui si celebrerà il congresso prima, e c'è stato qualche smottamento interno tra i renziani o comunque nella maggioranza? Ma io intanto buongiorno a tutti. Buongiorno. Guardi, questa domanda è una domanda che trovo abbastanza, diciamo, difficile, perché la risposta alla domanda è che questa cosa la scopriremo solo vivendo, in realtà. Per quanto riguarda il discorso del congresso, io credo che in quello che ha detto il segretario ci sia già un po' tutto, nel senso che dopo il referendum in Assemblea Nazionale Renzi già voleva andare al congresso, perché è giusto, dopo una bocciatura elettorale, rimettere in discussione una condizione di leadership, le discussioni e i temi intorno ai quali costruire una nuova leadership, la ridefinizione di una linea politica la più condivisa possibile, perché la politica la si fa con l'autorevolezza, e questa deriva sempre da una linea politica intorno alla quale c'è un'aggregazione. Diversamente, un leader senza quell'autorevolezza che viene dalla condivisione di una linea politica è un non leader. In realtà in quella sede si chiese di evitare di fare scelte affrettate e si rinviò il congresso. C'era chi voleva andare a votare, chi vuole andare a votare più tardi. Io leggo tra le righe il tentativo di favorire un indebolimento di Matteo Renzi per rimettere in discussione tutta una serie di cose. Credo però che il luogo e il contesto in cui potersi confrontare rimane il congresso, e all'interno delle dinamiche di un congresso può venire fuori una nuova piattaforma programmatica, una nuova linea politica,
intorno alla quale costruire una nuova leadership che può essere anche più forte di quella che c'è stata fino ad ora, perché forse anche diciamo più consapevole degli errori commessi in questi anni. Chiara la sua analisi, insomma, poi alla fine sarà il congresso, come giusto che sia, a dirci come andranno le cose. Ecco, lo scopriremo vedendo il congresso, sì. Non solo vivendo. Ma Sindaco, sul congresso invece in provincia di Avellino abbiamo ascoltato alcuni autorevoli esponenti del PD che in qualche modo dicono si passi dal congresso straordinario al congresso ordinario, seguendo linee guida che Roma detterà dall'Assemblea. Nel frattempo, lei immagino stia leggendo anche sul tesseramento dei primi casi, se vogliamo chiamarli così, che stanno esplodendo in provincia di Avellino, la denuncia dell'ex sindaco di Lioni, Salzarulo, rispetto ad anomali incrementi, dice non vorrei dover ritirare la tessera a Nusco. Ecco, lei su questo che idea si è fatto, che tipo di congresso provinciale deve essere? Allora, io rispetto a quelle che saranno le regole, evidentemente poi deciderà chi è deputato a decidere, ovviamente, e quindi sono argomenti che non competono a me, su cui ho difficoltà ad esprimermi, mentre per quanto riguarda le polemiche intorno al congresso, credo che queste facciano parte anche di una certa normalità, perché quando ci si avvicina ad appuntamenti così importanti è evidente che poi si registra sempre un certo riscaldamento del clima, non mi stupirei. Io piuttosto credo che sia doveroso riflettere sulla importanza di un appuntamento di questo genere e sulla opportunità che si nasconde sempre nella difficoltà di chiarire una linea politica, di confrontarsi in maniera chiara, leale e forte. Senta, ma in Irpinia che riguardano questa provincia, insomma, le energie io le concentrerei più sulla necessità di sviluppare una discussione dalla quale possano derivare dei risultati concreti per il partito e per l'Irpinia, piuttosto che su una tessera in più o in meno, che in realtà ha la sua importanza, ma non può avere tutta l'importanza. Senta, ma ci dice da che cosa si distingue un renziano della prima ora, quale è lei, e un renziano della seconda ora? Anche perché andando a celebrare poi il congresso, ecco, inevitabilmente ci saranno riposizionamenti, eccetera, eccetera. Lei dice guardiamo ai contenuti e fa bene, ma questa distinzione c'è, lei la fa? Credo che le correnti non abbiano fatto bene al partito e credo che una semplificazione del quadro possa giovare al partito e credo che questa cosa sia anche una cosa che si verificherà a livello nazionale con un superamento di quella fase. Io leggo un po' tutti i titoli dei giornali di oggi che dicono che una fase si è conclusa e che ne nasce una nuova, quindi quella nuova è il superamento di quella vecchia e quindi credo che si debba ragionare in termini diversi. Grazie al sindaco di Montemarano. Grazie a lei, buon proseguimento, buon lavoro. Grazie. Questo tema del renzismo e dei renziani si riproporrà nei prossimi giorni, Salvatore? Io credo proprio di sì, sinceramente credo proprio di sì. Naturalmente io insieme a Beniamino ho condiviso un percorso. Diciamo che adesso preferirei essere un diversamente renziano, per utilizzare diciamo un nuovo sillogismo. Io credo che da questo punto di vista i riposizionamenti interni del partito e anche più che altro diciamo la voglia di mettersi in gioco creeranno sicuramente delle difficoltà, perché il tentativo vero di mettere in campo, che dovremmo secondo me rischiare, cioè che dovremmo evitare in tutti i modi, sia un congresso che parli più che parli delle condizioni, delle cose, dei fatti,
più che se un dirigente sta con questo o sta con quel dirigente nazionale. Però mi rendo anche conto che questo è un compito molto molto difficile, perché purtroppo il partito, di fatto, bisogna essere onesti, proprio per richiamare la condizione che dicevo, senza ipocrisie, nel tempo si è di fatto balcanizzato. Si è balcanizzato e si è diviso in tanti, diciamo, mondi e sottomondi di appartenenze e di vicinanze più o meno a questo o a quell'altro. Io credo che il Partito Democratico, i suoi dirigenti, i suoi iscritti, debbano ritrovare prima di tutto la condizione per poterli fare stare insieme. Guardi, io non conosco Enzo, forse sono vecchio, no? E allora non c'è un posto migliore di dove poter parlare e di dove poter esprimere un tuo concetto se non un partito politico. Cioè, un partito è in qualche modo, se sano, e devi creare le condizioni perché rimanga sano, è una vera e propria palestra di vita, dove tu hai la possibilità di poterti confrontare, di poterti crescere e di immaginare un percorso, al di là delle ambizioni personali che fanno parte dell'animo umano, di preoccuparti, tra virgolette, di quello che è la struttura della società. E mi permetto di dire che forse, ecumenicamente, il Partito Democratico, così come tutti gli altri partiti, perché guarda, a me non, quando si dice che il Partito Democratico è l'unico partito di fatto organizzato sui vari territori, da una parte può anche farmi piacere, dall'altro lato io non penso che sia una conquista di democrazia e di libertà, perché la mancanza di partiti, la mancanza di organizzazioni, la mancanza di strutture sui territori, in qualche modo lo creano, quel famoso cortocircuito iniziale tra le istanze dei cittadini e la politica. E quindi paghiamo di più la bolletta dei rifiuti. E dunque paghiamo per stare anche ai temi che interessano i cittadini. Senza ipocrisie, ci eravamo detti, senza ipocrisie, la sinistra interna del Partito Democratico mi sembra stia in qualche modo rilanciando la necessità invece di discutere o di non tenere addirittura il congresso provinciale. È così, Francesco Todisco in collegamento con noi? Sì, mi sembra un'enorme sciocchezza quella di immaginare in questa fase così complessa per il Partito Democratico nella sua interezza a livello nazionale, immaginare di avviare le procedure per un congresso provinciale. Ieri il segretario Renzi, in maniera dal mio punto di vista superficiale, banale, ha annunciato le proprie dimissioni per avviare le procedure del congresso nazionale. Immaginare che il partito provinciale, il Partito Democratico Irpino, sia una cosa separata rispetto alle vicende del Partito Democratico Nazionale sembra un'enorme sciocchezza. La necessità è quella di creare prima il contenitore sui contenuti, mi sembra di capire. No, la necessità è capire e riflettere profondamente sulla natura stessa del Partito Democratico. Guardi, ieri è successa una cosa dal mio punto di vista enormemente rilevante. Il segretario nazionale del partito annuncia le proprie dimissioni, non giustificandole, dandole sostanza da un punto di vista politico, ammettendo gli errori che ha compiuto e che ci hanno portato in questa situazione, e quindi aprendo davvero le porte a un congresso che possa far nascere un confronto fra visioni diverse che appunto devono confrontarsi all'interno del partito, ma annuncia le dimissioni semplicemente per avviare una conta che in qualche modo possa legittimare nella sua testa Renzi, comunque, il segretario quale candidato premier alle elezioni che tra l'altro si immaginano, anche se non lo si dice, piuttosto a breve, perché non si mette ai voti il documento della minoranza presentato dalla minoranza del partito che tendeva a salvaguardare l'esperienza di governo Gentiloni fino alla fine della legislatura. Ora, di fronte a fatti così importanti, così rilevanti, che ci interrogano sulla natura stessa della nostra adesione a questo modo di intendere il Partito Democratico, tutte le altre cose vengono in subordine. Todisco, le chiedo
stando al ragionamento, e naturalmente lei riporta la cronaca di quella che è la direzione ieri del PD, in qualche modo poi chi è intervenuto a non far votare quella mozione ha detto la esclude automaticamente il primo, pur non fissando e non certificando una data di scadenza, laddove Renzi dice, ma probabilmente è il gioco delle parti, è lì la mediazione che intende Renzi, dice e poi Mattarella a decidere la fine del governo. Ma il tema naturalmente fuori dai denti è quello della scissione, è quello di un partito che deve cambiare pelle e che non può farlo, stando a quanto la sinistra sta dicendo, attraverso un congresso cotto e mangiato, ecco, per usare le espressioni di Bersani. Le chiedo, il passaggio in assemblea sarà quello, immagino, decisivo, ma secondo lei se scissione ci sarà, avverrà prima o dopo il congresso? Ma guardi, intanto c'è un altro elemento politicamente estremamente rilevante, perché ad aver in qualche modo preso una posizione di contrarietà rispetto all'azione di Renzi non c'è stata soltanto la minoranza interna, ma ci sono stati anche pezzi consistenti, importanti, dell'attuale maggioranza di governo del partito. Che in queste ore si staranno anche parlando, no? Orlando che si è smarcato. A cominciare dalla figura del ministro della giustizia, Andrea Orlando. Ovviamente è un esercizio retorico di stile quello di dire che la data delle elezioni verrà scelta da Mattarella. Siamo noi, come Partito Democratico, a determinare i tempi di questa legislatura. Siamo noi, per un errore enorme compiuto da Renzi, ad aver fatto nascere il governo Gentiloni, perché Renzi ha confuso in maniera del tutto inopinata la vicenda referendaria con la vicenda del governo, mentre avrebbe fatto molto meglio a presentare da prima le dimissioni da segretario del partito e non da presidente del Consiglio dei Ministri. Tutta questa roba qui ci porta ad essere, come qualche autorevole esponente del partito ha detto, non il Partito Democratico, ma il partito dell'avventura. Ora, ovviamente, la scissione sarebbe una sconfitta per tutti coloro che hanno creduto alla nascita del Partito Democratico, ma per evitare questa, che sarebbe una cosa grave, vissuta con tutta il peso che questa cosa merita, per evitare questo c'è bisogno di un atto di responsabilità da parte di chi guida il partito. E un atto di responsabilità vuol dire aprire un congresso vero, non una conta last minute per legittimare qualcuno. Un congresso vero vuol dire ammettere le responsabilità che ci hanno portato a questa situazione, per far sì che il Partito Democratico, nei tempi necessari, metta a sicuro la vita di questo governo, perché gli italiani non comprenderebbero per quale ragione il Partito Democratico, per capricci di un singolo e di aspirazioni di un singolo, debba mettere a repentaglio le sorti del paese, e si apra un confronto vero all'interno del partito sulla natura della sinistra contemporanea in questo paese. Chiara la posizione. E intanto, Todisco, le chiedo ancora, in ultima analisi, che cosa deve accadere parallelamente in provincia di Avellino, dove un tesseramento è in corso per un congresso straordinario? In provincia di Avellino chi ha saggezza la adoperi. Se siamo davanti a una situazione del genere a livello nazionale, si attenda l'evoluzione di questo passaggio. Lei si rifà alla mamma di Bersani anche lei, insomma, mi sembra. Esatto, di questo passaggio. Purtroppo avverto che la signora Bersani è piuttosto inascoltata a livello nazionale quanto a livello locale. Chi ha buon senso lo adoperi, e quindi prosegue il ragionamento in questa fase. Attenda l'evoluzione di questa fase, di questo passaggio complicatissimo a livello nazionale, si veda qual è la soluzione che si troverà nel corso dell'assemblea, se una soluzione si troverà,
e poi dopodiché si potrà decidere a livello provinciale cosa fare. Non siamo nel partito autonomo democratico della provincia di Avellino, è un coordinamento provinciale di un partito nazionale. Todisco, grazie. Grazie a lei, buona giornata. Buona giornata. Siamo alle battute finali, Salvatore. Abbiamo ascoltato davvero tanti punti di vista, ma credo che soprattutto i democratici, i 7.000 che nell'ultimo congresso hanno sottoscritto la tessera e che hanno partecipato, possano trovare elementi su cui ragionare e discutere, naturalmente con visioni anche inevitabilmente diverse. Abbiamo ascoltato in ultimo forse la voce più critica all'interno del partito, che non parla di scissione ma neppure la esclude, insomma, questo mi sembra di capire. Sì, Francesco diciamo ha accolto, a mio avviso, la vera difficoltà del Partito Democratico a livello nazionale, perché il Partito Democratico Nazionale, secondo me, viaggia a doppia, tripla, quadrupla velocità e che molte volte rischia di contraddirsi. Io non per niente, proprio all'inizio, diciamo, del nostro collegamento, della trasmissione che tu hai condotto, ho detto che paradossalmente gli interventi che più mi hanno colpito sono stati quelli proprio di Graziano Del Rio e quello di Cuperlo. E non ho citato altri in maniera volontaria perché sono convinto che in quei due interventi c'è la summa di quello che il Partito Democratico dovrebbe essere. Cioè la mediazione possibile. Per evitare profonde lacerazioni e per evitare che questo partito si ammali dell'uomo solo al comando. Io lo dico in maniera sincera, non mi affascina l'idea dell'uomo solo al comando. Gli uomini della provvidenza mi hanno fatto sempre un po' paura. Io credo che il Partito Democratico debba ricostruire, come dire, quella società e quella struttura partito che sia comprensibile e che non sia in contraddizione. Per dirla con le parole di Cuperlo, dovremmo cominciare a voler bene a questo partito e capire che molto probabilmente voler bene a questo partito significa prendersene cura, non aspettare la marea che ti salva, ma provare, per citare sempre l'intervento dei famosi capodogli spiaggiati, provare a portare acqua per farli sopravvivere. Così come, per citare l'ottimo Del Rio ieri, molto probabilmente ci dovremmo preoccupare di quello che noi vorremmo essere e non di quello che molto probabilmente siamo solo ed esclusivamente in termini di egoismi personali. Te lo chiedo alla luce dell'esperienza politica e al di là della visione, ma Caminetti in queste ore se ne staranno consumando, insomma, Orlando che si smarca, Bersani che ha detto quello che ha detto, Franceschini alla fine converge su Renzi, mi sembra di capire. Però è chiaro che anche in un eventuale congresso, che inevitabilmente ci sarà, perché i numeri in assemblea non mi sembra siano in discussione, bisogna poi costruire l'alternativa. Ecco, intravedi un'alternativa tanto forte da potersi opporre in qualche modo a Renzi? Questo sinceramente è molto complicato individuare, ma come a mio avviso anche la ricandidatura di Renzi, secondo me Renzi la dovrebbe immaginare mutuata sulla scorta degli errori commessi, perché Francesco Todisco, lo ripeto, ha analizzato a mio avviso in maniera precisa la difficoltà che si trova tutto il Partito Democratico. Noi abbiamo bisogno di un partito che ragioni, non abbiamo bisogno di un partito di fan, non abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di persone che sono iscritte al Partito Democratico non per convenienza e non perché da utilizzare come il tram di turno che ti porta a destinazione per poi poter scendere. Noi abbiamo bisogno di un partito vero, organizzato e strutturato, che abbia non dei leader, perché io non credo al partito dei leader. Immagino però una classe dirigente capace di dare risposte alle esigenze dei cittadini e che sia capace, per dirla alla Stefano Farina, nell'intervento che ha fatto prima del sindaco di Teura, di recuperare un contesto anche a livello internazionale che profondamente parla a destra, ma non una destra costruita su quelli che sono i valori di un tempo, ma di una, per cui democratica, se possiamo usare questa parola, ma con una destra fortemente reazionaria che in America alza i muri verso i messicani, che in Francia rischia di diventare una profonda deviazione in un'azione profondamente martoriata
e che paradossalmente anche in Germania rischia di diventare una diga rispetto anche all'ottimo Schulz, Martin Schulz, candidato. Il 24 settembre la Germania va al voto e chissà che non ci vada anche anche l'Italia. Poi le date sono quelle, tornando alle ipotesi di panda politica. Se la potessimo giocare calcisticamente, credo che saremmo avvantaggiati, ma non è così. Salvatore Antonacci, grazie per la passione, l'esperienza, la competenza, grazie a quanti sono intervenuti nel corso di questa trasmissione, ai tanti esponenti del Partito Democratico, qualcuno lo avremo inevitabilmente dimenticato, ma lo recupereremo, le anime poi sono tante, la difficoltà non manca, ma penso che l'obiettivo era aprire una discussione su quello che sarà il partito anche in Irpinia. Speriamo di aver fatto un servizio, di aver reso un servizio ai cittadini e agli elettori del PD e non solo. Grazie ancora alla regia per la collaborazione e il sostegno. Buon proseguimento con i programmi di Telenostra.